si voleva! Abbiamo tirato fuori i coglioni! Te l'abbiamo messi in faccia! E lì ci abbiamo anche fatto l'elicottero sopra! Perché era questo che si voleva vedere! Primo tempo di merda! Di merda! Nel secondo siamo il Milan! Non si possono fare le cose senza soffrire! Tra Atalanta e Verona in mezz'ora si è preso 4 gol, di cui 2 su rigore! Primo tempo non ci avevamo capito un cazzo! Secondo tempo meraviglioso! C'è un 33% di me che è incazzato nero e il 66% che è godurioso fino all'inverosimile. E faccio rimbalzo da uno all'altro. Intanto è merito suo, è merito suo, è merito suo. Grazie Lazio che ha provato fortuna. Con affetto, Ciro, Felipe e il sergente. Bene, veniamo a noi. Ho già parlato troppo di Lazio Inter oggi. Ho già parlato troppo e ho avuto paura che il godimento mi tornasse indietro con gli interessi. Perché contro il Verona sono partite che vanno vinte. Puoi perdere contro la Juventus, puoi perdere contro la Roma, puoi perdere contro la Lazio, puoi perdere contro il Napoli, anche contro l'Atalanta, anche contro l'Inter, no del culo, ma ci puoi perdere. Queste sono partite che vanno vinte, sono partite che a fine stagione ti pesano sui coglioni. Sono partite che a fine stagione dice, cazzo, dovevo vincerle, e l'hai vinta l'anno scorso, una partita uguale. Quasi senza il nostro gol del 3-2, una partita quasi uguale, ci ha inchiappettato. L'anno scorso, quei due punti che ci ha rubato, non nel senso che ha avuto qualcosa a favore, ma che ci ha scippato il Verona in casa, in fondo alla stagione ci sono costati, insieme a quelli col Genoa, insieme a quelli con la Sampdoria. E meno male che almeno questa volta non ci vanno a costare. 3 punti guadagnati sul campo, sudati. Intanto complimenti al Verona, prima di tutto. È venuto a Milano, ha fatto una partita da complimenti. Perché bisogna essere sportivi, ha fatto una buona partita al Verona, una bellissima partita. Cioè non è lontanamente neanche il Verona che si è visto con l'Inter, anzi è più il Verona che si è visto con la Roma, che però ci ha vinto. Quindi, veramente mi ha meravigliato come gioca. Non gioca come quelle squadre che vengono qui a prepareggiare, come poteva essere il Venezia, che è venuto, si è messo dietro il pallone, vive di contropiedi, poi aveva perso male perché Venezia è scandaloso, ma sei d'accordo? Ecco, come fece il Parma l'anno scorso, che venne a Milano, andò sopra 2-0, si mise dietro e chi si è visto, si è visto. Beh, comunque se siamo riusciti a pareggiarla con la partita, ma va bene. Qua al Verona ha giocato bene, ha spinto dal primo al 90esimo. Abbiamo commesso delle cappellate, quindi siccome ho veramente tanto da dire in questa partita, tutto che non sto bene si sente? Era un video piuttosto lunghino. Partiamo dal primo tempo non ci abbiamo capito un cazzo. Il primo tempo prendevo la squadra dell'oratorio, la portavo a San Siro, giocava meglio. Primo gol, cappellata di Bennacer, che per carità, da mezz'ora in poi, quando è cambiato il Milan, è cambiato anche lui. Infatti, tra un po' fa fare gol a Giroud, che ha fatto un recupero, ragazzi, poi dopo, assurdo. Dopo è tornato il Bennacer, che siamo abituati a tenere. Grande. Non ci abbiamo capito un cazzo, la cappellata è sua. E poi Calabria che dorme. Oggi l'assenza di Maignan, almeno oggi non si è sentita. Non si è sentita. Perché 2 gol che si è preso sono delle cappellate pure difensive. Questo è il primo gol. Tatarusano tocca, ma ti ha tirato una mina da 3,5 alla porta. E se qualcuno la pari, se no non la pari. Il rigore, prima errore di Pablo Turetta. Che è un giocatore che io veramente mi sta facendo rimpiangere Riccardo Rodriguez. Nel finale, dal 2-2 in poi, lui ci ha messo un pochino di più a dare in partita. Sul 2-2 non ha fatto faville, ha fatto il suo. Continuando a sbagliare,
ma quello che gli era il minimo indispensabile l'ha fatto. L'ha fatto. Che regala un pallone elementarissimo per un contropiede del Verona. E poi ragazzi, dove c'è Romagnoli c'è rigore. Oh raga, te non puoi far fare un contrasto in area a Romagnoli che ti fischiano rigore contro. Non è perché te lo fischiano, è perché Romagnoli è un coglione. Perché è un coglione, ragazzi. Esempio? Esempio l'anno scorso a Udine, quando si vinse 2-1, che fece fallo inutile sul Pussetto. Perché Kalinic, che dovresti conoscere di lì, non la mette in porta. Non la mette. Non la mette, ma neanche se prende una gru e sollevi da Lausanne. Non la mette in porta di lì, Kalinic. Puoi fare quello che ti pare, invece hai dormito. E hai fatto fallo. Anche se pronta per preso il piede, il fallo è tuo. Fallo tu. Quindi errore al 60% di Balotelli e al 40% di Romagnoli. Erano evitabili entrambi i casi. E qua però non è ancora arrivata la nota più negativa. Arriva adesso la nota più negativa. Se Jari Rebic ti ha lasciato l'allenamento prima per infortunio, che cazzo lo vai a mettere titolare? Che cazzo lo metti titolare Rebic? Che già fisicamente, muscolarmente ci conoscono, cioè, vai in Cambogia, dici ma come sono preparatori del Milan, degli incompetenti, metti Rebic che lascia l'allenamento per precauzione, perché non sta bene, e non va a mettere titolare. Cioè, è come quello che è celiaco e gli fai la pasta. No. Poi Stefano, nell'intervallo, ha dato la sveglia alla squadra. Ora arriva la parte positiva della partita. Cioè, ragazzi, sono due pareri diverse quello che abbiamo giocato. Cioè, non so se... Io sto cercando di dirvelo tra le righe, ma sono due partite completamente diverse quello che abbiamo giocato. Cioè, una era il Milan di Giampaolo, una era il Milan di Ancelotti, perché secondo tempo è un 3-0 il secondo tempo. Era un 0-2 il primo e un 3-0 il secondo. Partite spaccate. Lì abbiamo cominciato a riprenderci. All'inizio ha messo dentro Castiglieco. Io ho detto, intanto ho fatto live reaction, esce domani, quindi potete tranquillamente appurare tutte le cose. Ho detto, questo qua è matto. Cioè, devi non ribaltare, provare a riprendere una partita, mi metti Castiglieco? Davvero? Ma tu sai che Castiglieco, bene o male, il gol del 3-2, il più grande merito dopo Gunter che ci ha fatto il favore è suo. È suo. Quindi un'intuizione che... È come il Çalhanoğlu, succede una volta ogni 20 partite, però quella volta che è in condizione ti dà una grande mano. Diciamo che è così con Çalhanoğlu che gioca sulla destra. Poi troviamo Mete Leao, che continua comunque, pur quanto sia un giocatore che a me non piace, perché io di questa opinione, continua a fare bene. Se continua così mi farà cambiare idea, perché comunque non dimentico che ha 2 anni di Milan alle spalle che sono pressoché osceni per il giocatore di cui si parlava prima che venisse al Milan e del giocatore che è quando ha voglia di giocare. Ha 2 anni al Milan dove mi deve riconvincere, e se riesce in 6 mesi a riconvincermi di 2 anni, vuol dire che ha fatto un egregio lavoro. Su il gol di Giroud si porta a spasso come se fossero due cagnolini in difensore del Verona. Fa un cross, Giroud è 1,93 m, quello che è, fa impatta di testa, penso, senza neanche troppa fatica, e mette in porta. Lì però ho visto che il Milan c'era quel atteggiamento, quella cattiveria, quella cazzimma che secondo me non ci avrebbe portato a vincere, ma almeno a pareggiarla. Rigore alla terza, lo dai. Non lo fischi, lo dai. Il primo, dubbioso, ma se non lo fischi non si scandalizza nessuno. Il secondo, possiamo anche dire inesistente. Il terzo netto, che era più netto il nostro dell'ora. E qua vorrei chiudere la parentesi. Arbitro. Gol del pareggio di Kessié, finalmente torna a segnare il rigore dopo averlo sbagliato contro la Lazio. Sto male, scusate, ripeto.
Entra Ibra. Infatti, domani lo vedete nella live reaction. Ho detto su Golden 2-2 su che San Siro stava venendo giù. Ho detto, metti Ibra ora. Metti Ibra ora. Che quello lo fa, però è in campo. Diciamo che Ibra in campo è un pensiero in più per gli avversari. È come Ronaldo, no? Quando la Juve. L'avversario ha la difesa a 4, due di loro li fanno a prendere Ronaldo, gli altri due se lo puppano, uno di Pala, uno Morata, uno Chiesa, non so, non me ne intendo di Juve, per fortuna, lo vedete, è un esempio, no? Infatti, un difensore si va a prendere Giroud, un difensore si va a prendere Ibra, già che c'è difesa a 3, e l'unico difensore che rimane libero fa la cappellata al gol del 3-2. E Giroud parla già italiano? Sì, scelgo l'idea per la cittadina. Molto meglio di Ronaldo, ti aspetto. Ed è lì una gestione fatta per bene. Una gestione fatta al limite, perché Catruzano ha fatto un miracolo. Mi recupero. Che mi ha fatto due lisci in aria, clamorosi. Due lisci, poi ha tirato sul primo palo, si è allungato, ha messo in angolo, ti raccopto. Abbiamo rischiato di subire pareggio? Sì. E forse anche bisogna godere il fatto che il Verona è una squadra che si stanca. E ovviamente non avendo la forza fisica di alcune squadre come la nostra, dopo un po' che spingono si stancano. Ripeto, faccio complimenti a loro, faccio complimenti a Tudor, che comunque Tudor è un allenatore che... Oh! Quando vede il Milan, gli viene la mazza dura. Sempre. A Tudor quando vede il Milan gli viene l'uccello duro. Cioè, diventa Rico Sacchi, Igor Tudor. Il vice di Pirlo l'anno scorso alla Juventus, che è la quarta dietro di noi. Migliore in campo, quando fai una partita così, il migliore in campo è difficile eleggerlo. Potrei dirti, per il gesto tecnico Leao, perché si è inventato un assist per Giroud, che per il dribbling che ha fatto è fantascienza, ed è da dove è nato tutto per la rimonta. Però se proprio vogliamo entrare nello specifico, non l'avrei mai detto, e questa è l'ultima volta che lo dico, perché non col cazzo che lo rifaccio, è Castiglieco che zitto zitto si è preso un rigore e ha messo Gunther in modo di farsi un euro con gol, perché la maniera in cui se l'è messa in porta, dopo che ha detto in live, se l'avesse messa in porta in cui ha detto Tarusano, è un gol che a 13 anni se ne parlava ancora, per carità, cioè proprio non so come cazzo abbia fatto quel gol, ma ok. Quindi posso dirti lui, peggiore in campo, ma lo troverete, ragazzi, insieme a Romagnoli. Però Romagnoli, diciamo che forse ha qualcosa di più di positivo rispetto a Valotolette, ragazzi, per i primi 60 minuti non c'è capito niente. Mi ha fatto veramente smadonnare. Veramente me l'ha fatta prendere malissimo. Migliore in campo del Verona è assolutamente Barak. Esplosivo. Peggiore è Gunther. Buona nota di merito anche l'arbitro, che era il suo esordio a San Siro. Questo va detto, non lo dico mai, però. Giallo per Ballo Tourette. A rivederlo, sì, ci sta. Forse poteva fischiare qualche fallo più in favore nostro a centrocampo. Soprattutto su entrambi i gol del Verona, cioè su quello che ha causato il rigore. Penso che abbiamo detto ci sono degli interventi a centrocampo che non sono pulitissimi. Infatti sono stati rivisti a VAR per quello. Però... cioè, va bene. Tutto è bene perché finisce bene. Noi ci vediamo domani sul canale per la live reaction della partita. Ci vediamo anche col viaggio di Alexander, che lo sto... sono fine di editing, siamo all'ultimo episodio del 2017, e questo lo devo dirvi. Grazie alla visione, supportate con un like, con un'iscrizione, e andatevi anche a vedere, se va sotto la voce in descrizione, episodio precedente, anche la risatina che ci siamo fatti per Lazio Inter. Forza, grande Milan! Dai!